Stelarche, in tutti questi anni lei si è filmato l'interno dello stomaco, dell'intestino, si è fatto appendere con dei ganci, si è fatto infilare aghi nella pelle e non ha mai avuto paura che qualcosa potesse andare storto? Qualcosa va storto ogni volta. Per me quello che importa non è l'idea, ma l'idea che si trasforma in atto. In altre parole, tu puoi progettare un'interfaccia o puoi viverla direttamente e per questo essere in grado di articolarla in modo che abbia un contenuto. La sua ultima performance artistica è stata quella di farsi impiantare un orecchio in un braccio. Che significato dà questa azione? È un lavoro in corso. L'orecchio è solo il rilievo di un orecchio. Dobbiamo ancora fare il padiglione e far crescere il lobo per avere un vero orecchio tridimensionale. Dopo aver fatto questo, inseriremo un microfono che, connesso con una trasmittente wireless, attiverà l'orecchio su internet. Così, per esempio, se io sono a Londra e tu sei a Roma o a New York o dovunque, potrai ascoltare cosa sta ascoltando il mio orecchio. Anche di spiarla, allora. Penso che ci sarà un interruttore per spegnerlo. Ho preso una forte infezione al braccio a causa dell'orecchio impiantato nel braccio e me lo stavano per tagliare. Ecco, nel suo campo di ricerca artistica, questa che coinvolge il corpo, c'è anche un livello spirituale secondo lei? Assolutamente no. Penso che le idee che coinvolgono il corpo in preoccupazioni sciamanistiche o religiose o culturali siano storicamente molto interessanti, ma del tutto fuori moda in una costruzione metafisica. Quello che abbiamo è solo un corpo fisico che è obsoleto, vuoto. Questo è tutto quello che hai, quello che vedi. Che cosa dobbiamo aspettarci ancora da lei in futuro? Sto preparando un nuovo progetto in cui costruirò un micro robot che sarà sufficientemente robusto e affidabile non solo per camminare su una superficie piana, ma per scalare la mia lingua dentro la mia bocca. Mi devo solo ricordare di non ingoiarlo. Scriva lei stesso il suo epitaffio. Come vuole essere ricordato? Le belle cose sono già successe. Don't be afraid, make quick decisions. Be afraid, life's a big collision.